Si lavora in Piazza San Pietro per illuminare il cuore della cristianità dei due simboli del Natale, l'albero e il presepe che saranno inaugurati insieme il prossimo 19 dicembre. È stata la Calabria, una delle regioni italiane più povere, ad offrire a Papa Francesco l'abete bianco. Si tratta di un albero maestoso di oltre 25 metri, 70 anni di età, dal peso di 80 quintali, addobbato con decorazioni scintillanti. Un richiamo alla luce, come il Papa ha sottolineato, accendendo la scorsa settimana l'albero di Natale di Gubbio. Noi vogliamo che la luce di Cristo sia in noi. Un Natale senza luce non è Natale. Che ci sia la luce nell'anima, nel cuore, che ci sia il perdono agli altri, che non ci siano inimicizie, perché questo sono tenebre. Che ci sia la luce di Gesù, tanto bella. Da Verona, città della lirica per eccellenza, arriva il presepe, donato dalla Fondazione Verona per l'Arena, dal titolo Presepio in opera. Per l'allestimento della Natività è stato scelto come riferimento l'opera di Gaetano Donizetti, Elisir d'amore. L'architetto Graziano Gabbaldo, consulente della Fondazione Verona per l'Arena. Il presepe è costituito, come dicevo, da una scenografia, è diciamo un'opera teatrale, quindi si valorizza sulla parte frontale. È formato da due edifici di una certa dimensione, perché uno è alto 7 metri e mezzo e uno è alto 6 metri e mezzo. Hanno sostanzialmente grandezza naturale. L'ambientazione è quella di un quartiere della vecchia Napoli. Nella rappresentazione ovviamente ci sono tutti i personaggi che fanno parte della tradizione del presepe. E naturalmente anche delle rovine. Un'ambientazione che quindi richiama la Napoli del Seicento, con 14 statue a grandezza naturale realizzate per l'occasione dalla famiglia toscana Fontanini, che dal 1908 crea presepi. Ci saranno poi altre statue alte 1,5 metri, 8 pecore, 4 agnelli, un carro agricolo collocato sul retro e 3 ulivi veri. Il tutto sostenuto dai 600 quintali di zavorra. La Sagra Famiglia sarà posta in un alloggio di fortuna, collocato al di sotto di un terrazzo che nell'opera teatrale era l'ingresso di un'osteria. La scenografia è costituita, oltre che dalla parte frontale, da un fondale, perché evidentemente, essendo un'opera che non ha retro, deve essere chiaramente coperta. Abbiamo pensato questa quinta, che ha una profondità di 2 metri, un'altezza di 6 metri e mezzo e una lunghezza di 30 metri, 10 per lato, in cui nella parte interna viene rappresentata il cielo all'alba e nella parte retrostante un'opera che viene dai Musei Vaticani, che sono gli angeli musicanti. Grande cura e attenzione per rendere così Piazza San Pietro la culla del bambino Gesù. La vera speranza per il mondo.